In questo video voglio spiegare perché l'uomo in questo momento sta creando e sperimentando la realtà attuale. E lo farò attraverso un'analisi delle modalità con le quali si relaziona con le leggi universali. Come ho spiegato in altri video, ogni qualvolta l'uomo si trova in accordo con le leggi universali, la volontà cosmica, l'intelligenza suprema, allora andrà a sperimentare, a creare una realtà in equilibrio, una realtà che fluisce in armonia. Tutte le volte che l'uomo invece si trova a discostarsi dal rispetto delle leggi universali, perché magari non le conosce, per ignoranza spirituale, per qualsiasi tipo di motivo, entra nella malcreazione. La malcreazione non è altro che l'illusione, la Matrix, che fa rima con sofferenza, con tormento, con dispiacere e quindi diventa schiavo. Questo tipo di video non è solo utile a capire perché ci troviamo in questo momento in questa situazione, ma è utile anche perché attraverso un'analisi più generale del macro possiamo trasporre queste esperienze, allenare il cervello ad osservare come noi quotidianamente ci relazioniamo con le leggi universali e capire se siamo in accordo o meno ci fa anche prendere coscienza del perché ci accadono determinati eventi che possono essere spiacevoli quando siamo in accordo o spiacevoli quando non lo siamo. Quindi farò un excursus delle leggi universali e vi farò capire in che modalità, come sono attive in questo momento. Legge del paradosso. La legge del paradosso ci dice che nulla è come sembra. In questo momento chi è libero è schiavo e chi è schiavo è libero. Che cosa significa? Che chi apparentemente sembra libero perché ha scelto di assecondare la paura, i bisogni del momento, i desideri di questa realtà apparente, in realtà è schiavo. È schiavo di se stesso, è schiavo della paura ed è schiavo dei suoi stessi bisogni. Chi invece quindi vive in una gabbia dorata, come se fosse proprio in cattività, in una grande illusione. Chi invece apparentemente sembra schiavo, sembra recluso perché non ha accettato questa libertà momentanea e apparente, in realtà è libero, perché è libero dai condizionamenti, è libero a livello spirituale. È questa qualità che nella materia, nella dimensione 3D, si paga anche a caro prezzo, in realtà è una componente fondamentale che va a costituire quella che è l'immortalità dell'anima, quel fuoco sacro che rimane quando il corpo e quando il grande show, quando il palcoscenico di questa illusione si frantumerà. Legge della polarità. La legge della polarità ci dice che quando è presente un polo è necessariamente presente anche il suo polo opposto e che l'equilibrio, la giusta misura, si trova nel mezzo e mai a un'estremità piuttosto che un'altra. Quando ci si trova ad una delle due estremità, questo tipo di legge si attiva in disaccordo con la volontà cosmica e quindi si entra nella malcreazione, come ho detto prima. Come si sta trasponendo questa legge universale in questo momento e come sta contribuendo a creare la realtà che stiamo vivendo? Ovviamente perché è l'uomo che si pone così nei suoi confronti, quindi in disaccordo. Ovviamente sono state create ad hoc due fazioni per andare contro questa legge universale e per violarla completamente. Queste due fazioni sono poi alimentate appunto dall'uomo stesso e sono la fazione dei pro e dei contro, dei sì e dei no, e non aggiungo l'altra parola. La legge del karma. La legge del karma ci dice che tutto si ripete fin tanto non viene compreso e fin tanto non viene concepito secondo il giusto equilibrio. In questo momento l'umanità si trova a sperimentare un grande karma, che altro non è che una memoria,
Peccato che l'umanità ha poca memoria, perché quello che sta vivendo si è già verificato con i nativi americani, con molte altre situazioni, comprese quella che è più citata ultimamente, che è quella del fascismo e del nazismo. Quindi qui entra in gioco la legge della sfida, che è connessa alla legge del karma. In realtà tutte le leggi sono connesse ed è per questo che determinano ciò che viviamo. La legge della sfida ci dice che ogni qualvolta si pensa di avere capito qualcosa, se ci pensate, quante volte si sono creati degli eventi, il giorno della memoria, dove si ricordavano certe stragi, ma non si può veramente sapere di aver capito finché non arriva una prova. Ad oggi questo non è solo un karma per l'umanità, ma è anche una sfida. Quindi qui, come dicevamo prima, entra in gioco questa legge che ci mette di fronte a una scelta e ci fa capire che forse dobbiamo agire in modo differente per evitare di avere gli stessi risultati, ma anche qui non sembra che questa legge in questo momento sia tanto rispettata. La legge di causa ed effetto. Attenzione, perché questa è una legge molto importante. Ciò che decido di piantare oggi come seme, domani mi darà necessariamente e sicuramente un frutto. Quello che l'umanità ha accettato ieri in termini di vincoli è ciò che sta sperimentando oggi. E ciò che decide di accettare oggi, le scelte, le azioni che decide di compiere, saranno ciò che determina la sua vita, inteso come umanità, domani. Quindi è molto importante capire quali sono le cause che stiamo sposando, che cosa stiamo facendo entrare nella nostra vita, che cosa stiamo permettendo, quale potere stiamo permettendo sia esercitato, a chi lo stiamo cedendo, perché quello sarà il nostro futuro. È la legge universale, che ovviamente non è una legge terrena. A voi le riflessioni. La legge di unità. La legge di unità ci dice che tutte le cose, citando un grande maestro Gustavo Roll, sono dipendenti e indipendenti tra di loro. Che cosa significa? Che per quanto noi pensiamo di essere unici, individuali, e possiamo creare individualmente le nostre condizioni, a qualche livello verremo comunque influenzati dall'altro, dal prossimo, perché questa legge ci dice che tutte le cose sono dipendenti e indipendenti tra di loro, quindi in qualche modo si influenzano lo stesso. Per cui in questo momento le scelte dei singoli diventano le scelte di tutti. Ecco perché è così importante avere discernimento. E qui entra in gioco anche la legge del karma, perché abbiamo detto più volte in questo video che tutte le leggi sono appunto interconnesse. Ogni qualvolta faccio delle scelte, compio delle azioni che hanno un peso, che influenzano non solo me stesso, ma anche il mio prossimo, questo sicuramente avrà un'implicazione karmica o meno, questo dipende sempre dalla scelta, se è in linea con la volontà cosmica, con le leggi universali o meno. La legge della conoscenza. La legge della conoscenza ci dice che l'umanità sperimenta la propria realtà in base al proprio livello di coscienza e consapevolezza, e il livello di coscienza e consapevolezza dipende dal livello di conoscenza, perché la conoscenza è evoluzione. La legge del riflesso. I governanti, le lobby, le multinazionali, i banchieri, coloro che sono ai vertici e che in questo momento comandano l'umanità, sono semplicemente un riflesso del livello di coscienza di massa. Né più né meno. Quindi sono esattamente ciò di cui ha bisogno l'umanità
per essere stimolata alla ribellione. La realtà è un paradosso, legge del paradosso. Quindi, per quanto possa sembrare a un primo livello, a un primo strato, che le persone, il popolo, siano stati resi schiavi, e a un certo livello è così, paradossalmente hanno la possibilità di far emergere alcune qualità sacre dell'anima e cambiare le cose, come il coraggio sacro, la volontà sacra, la lotta sacra, la ribellione sacra, che sono tutte qualità del guerriero spirituale. Oggi ci troviamo in una società in cui c'è un pacifismo mediocre. Questo pacifismo mediocre ci dice che se tu mi pesti un piede, io rimango a guardarti e ti porgo l'altra guancia. Porre l'altra guancia non significa farsi sottomettere. Significa provare amore, ma fare la cosa giusta. Invece questa roba è stata interpretata come un segno di vittimismo e di resa e di sacrificio, ma è stata mal interpretata. Porgi l'altra guancia non significa non faccio nulla di fronte a un'ingiustizia. Significa faccio quello che devo fare, ma dentro sento l'amore anche per colui o colei che sbaglia, e so che attraverso la mia giusta azione posso dare un esempio che possa orientare il prossimo a fare delle scelte coscienti e consapevoli. Ok? Quindi in questo momento stiamo vivendo questa situazione perché non stiamo rispettando le leggi universali. Conoscere, studiare, approfondire questi argomenti serve per potersi muovere in accordo con la volontà cosmica, evitando di cadere nella grande illusione. Spero di essere stata chiara, che questo video vi sia utile. Io vi abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!